Ciao Cucciolotti, mi trovo a Roma e oggi vi vorrei portare con me a un'intervista insieme a Giorgio, il mio Peter Pan, perché stiamo andando al Piper per fare un'intervista proprio su Peter Pan e vorrei portarvi con me. Allora, qui è una giornata un po' così, guardate, non è bruttissimo, ma non è neanche bellissimo, sto camminando, spero che non mi investano. Oddio, fermatevi. Ah! Sì, si fermeranno. Ok, quello si è fermato, aspettate un attimo che qua. Ok. Sono riuscita sana e salva a superare la strada, sto andando al Teatro Brancaccio dove mi aspetta Giorgio e insieme andremo a fare questa intervista. Cosa diremo in questa intervista? Tra l'altro è un giorno in cui non lavoriamo oggi, quindi siamo liberi perché abbiamo fatto tante anteprime e domani sarà la prima. Sono molto emozionata e molto, diciamo, felice di questa cosa. Ciao, è il nostro day off. Ho incontrato Laura, John e poi guardate qui il nostro pirata Luca Laconi. Ciao. Andiamo a fare le compere. Ah, bene. Sì, andiamo a fare shopping. Ciao. Ciao. Si incontrano pirati così, come se piovesse. Mettimi a fuoco. Eccomi qui arrivata al Teatro Brancaccio, che è proprio qui. Quello lì che vedete, ecco che ha messo a fuoco questo qua, ecco, è il nostro manifesto di Peter Pan nella sera, invece qui c'è tutto Peter Pan scritto, mettimi a fuoco, grazie, e adesso aspetto Giorgio. Guardate un po', questo è il Brancaccio, ecco ci siamo noi, Peter Pan, noi sopra, noi sotto, insomma ovunque, ecco Giorgio che vola. Ecco, guardate qui, qua ci siamo noi, questo lo voglio. Questo qua a casa mia, nel mio monolocale. È arrivato Peter Pan! E stiamo andando a fare un'intervista? Stiamo andando a fare un'intervista nel nostro giorno di pausa. Che felicità! Aspetta, cosa dici? Dicevo, oggi essendo il mio giorno di pausa, la mia faccia non è utilizzabile sui social, quindi potete parlare con lui. Anche al telefono. Eccoci qua, guardate un pochino, guardate un po' cosa c'è dentro il Teatro Brancaccio. Ecco qui siamo noi, eccomi qui scatenata come una gazzella, da questa parte sognatrice come non so cosa, qui rapita da due sporchi e cattivi pirati e qui dolce perché innamorata di Peter Pan. Maria, questa che per me era l'All Star Band freudiana, abbiamo scelto insieme poi nel tempo i vari componenti. Trasformare tutto quello che sembra perfetto in qualcosa di nuovo che sarà ancora più perfetto. Avevo idoli, se non Peter Pan. Sembra veramente una cosa detta così adesso, ma è la verità. Quindi io, è una storia a cui sono stato veramente legato fin da bambino piccolissimo, quindi la storia, come diceva anche Marta, mi è assolutamente familiare da sempre. Le musiche sono di Edoardo Bennato, che conoscete tutti perché si tratta dell'isola che non c'è. Poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è. E a pensarci. Siamo qua al Piper, ragazzi, ecco qui con Francesco Pergovic, Maria Gloria Fontana e Peter Pan. Eccolo qua. Abbiamo fatto l'intervista e niente, torneremo qua per farci una cantata, quindi a presto vedrete un altro video. Ciao! Ciao! Stiamo andando via. Andiamo. Ecco la scena, ragazzi. Chiuso, murati vivi. Abbiamo finito. Ce ne stiamo andando a casa. È stato molto bello. Molto bello. Ciao cucciolotti. Ciao ragazzi, sono nel mio camerino, il camerino di Wendy. Adesso venite con me perché andiamo a registrare le canzoni per domenica in. Qua si sale. Dentro il Teatro Brancaccio c'è una fila di scale infinita. Ecco Mimmo. Mimmo, saluta i miei
Cucciolotti su YouTube. Lui è Spugna, ragazzi, adesso tra un po' registriamo. E stiamo registrando sopra, per fare silenzio. Mamma, quanto è brutto. Che bella te. Saliamo. Non so se ero preciso nei controcanti di... Sentiamo. Che non c'è, che non c'è. No, mi sembravano buoni, eh. Sentiamo. Che non c'è. Sono... dolce e moderna, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le favole che lei ci racconta. Così lontane eppure così moderne e così magiche. Angeli ballano il rock. Ora. Pronto. Io filmo. Tanto vi faccio vedere cosa c'è nei camerini dei bimbi sperduti. Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ora sei quasi convinta che non può esistere. Ci arriva. Provo? Prova, si fa il mezzo. E a pensarci. Che pazzi. Aspetta, scusa. Non può esistere nella realtà. Sono d'accordo con te. Forse esiste una terra. Com'è? Sì, buono? Per me va bene. Siamo pronti. Chi parla? Da stella a destra. No, questa non è la mia parte. Ah, questa è la mia. Aspetta. Oddio. Vado? No, tanto non sto registrando, provo okay. A fare il video. E a pensarci. Che pazzia. È una favola. È solo fantasia. E che saggio, che maturo lo sa. Non può esistere nella realtà.